Perché oggi ho capito che Vigeva non la stiamo amministrando in maniera ottimale, grazie alla Lega e alle liste civiche che hanno deciso di intraprendere questo percorso con noi. Qui si sono migliorate le scuole, si è migliorata la viabilità, si è migliorato il commercio, si è migliorato il turismo e quindi è una delle città forse fiore all'occhiello della Lombardia e della provincia di Pavia. E io credo che l'esperienza della Lega a Vigeva non debba andare avanti. Io credo che chi ha parlato prima di me debba fare il vice sindaco fino a maggio e poi da maggio debba fare il sindaco. Splendida serata a Vigevano, venerdì sera c'è un centinaio di persone in sala, come Lega siamo pronti alle prossime elezioni amministrative in città a riconfermare il modello di buona amministrazione che ormai i cittadini vigevanesi hanno la fortuna di vivere da 10 anni grazie agli amministratori della Lega. E quindi da vice segretario della Lega, chiaramente sentiti i vari referenti territoriali del movimento, oggi ho avuto l'onore di presentare come futuro candidato sindaco della città di Vigevano Andrea Ceffa, il quale avrà l'onere e l'onore di guidare e di continuare a portare avanti gli splendidi successi che ha conseguito Andrea Sala in questi 10 anni di amministrazione. Con Andrea Crippa, il nostro vice segretario federale, dove sono uscite tutte le problematiche possibili e immaginabili che vanno dalla politica del territorio alla politica nazionale. L'intervento del nostro sindaco ha, come dire, focalizzato un po' tutte le questioni cittadine, in particolare quella di quelle che saranno le ipotetiche possibili alleanze per la futura tornata elettorale. Il discorso è molto semplice, si tratta di rispettare le istituzioni, ci sono personaggi che, come dire, roteano nell'area politica vigevanese che del rispetto istituzionale non se ne fa nulla. Proprio così, per entrare nel merito, è un appello che faccio a Forza Italia in questo caso, visto che abbiamo già parlato di situazioni, di ipotetiche alleanze future, ecco che c'è un personaggio, diciamo pure nome e cognome, che è Antonello Galliani, che sostanzialmente è diventato il rappresentante sia provinciale che cittadino, è diventato un factotum di tutto ciò che avviene in maniera positiva nella città, nella provincia, e non so quanto possa, come dire, meritarsi questo merito. Niente, io una cosa sola voglio soltanto dire a Forza Italia: o lo candidate sindaco, oppure se lo candidate sindaco e vince, altrimenti dovremmo aspettare ancora 5 anni prima di avere magari un contatto e una collaborazione con Forza Italia. Mi auguro che sia un appello, come dire, che verrà accolto, e ci vedremo presto.